Allora, buongiorno, sono le 9:27, abbiamo appena avviato la registrazione, facciamo l'appello, chi ha bisogno della giustifica me lo comunica. Vecchio, Presente. alle ori. Presente con giustifica, grazie. Va bene, Bartolelli. Presente. Bellassai. Gagliardi. Pasetti, Totillo, Presente. Totillo, richiamiamo Gagliardi, Totillo e Bellassai non ci sono. A togliere il muto, eh. Gagliardi. Beh, dopo. Mi riuscite a sentire? Sì. Ah, scusate, era mezz'ora che vi dicevo presente con giustizia. Va bene. Allora, riproviamo a condividere lo schermo del verbale. Ok, allora, approvazione verbale del che, 6 aprile. 26 aprile, ok. Commissione Sesta, Scuola, Cultura e Partecipazione, l'anno 2023, il giorno 26 del mese di aprile alle ore 14 in videoconferenza su Teams, è stata convocata una riunione dell'interessata commissione per discutere il seguente ordine del giorno. Approvazione verbale numero 923 dell'8 marzo 2023, chiarimenti nota protocollo CN 38041 del 22 marzo 2023, riattivazione gas cucina a scuola Bruno De Finestri, presso infanzia via Rita Brunetti 23, discussione e partecipazione studente alle sedute di consiglio municipale, esame posta e valide eventuali. La seduta apre alle ore 14:16. Sono presenti la Presidente Francesca Romana Vecchio, i consiglieri Alleori, Bellassai, Gagliardi, Pasetti, Sodillo. Partecipano alla seduta Ufficio Utenze, Istituto Comprensivo De Finetti, Direzione Tecnica, Assessore alla Scuola, la Segretaria Verbalizzante Carmen Giglio. Adempimenti. Verificata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 14:16, regolarmente convocata alle ore 14. Procede con il primo punto all'ordine del giorno. Approvazione verbale numero 923 dell'8 marzo 2023. Si dispone quanto segue. Alle ore 14, il verbale è letto approvato. Poi, alle ore 14:18 la seduta è sospesa per una breve pausa per permettere ai consiglieri di leggere il verbale in approvazione. Alle ore 14:35 la seduta riapre. Entra in seduta il consigliere Bartolelli. Verbale numero 923 dell'8 marzo 2023, letto approvato. Si procede con il secondo punto all'ordine del giorno. Chiarimenti nota protocollo CN 38041 del 22 marzo 2023. Riattivazione gas cucina Bruno De Finetti, presso infanzia via Rita Brunetti numero 23. La Presidente riepiloga quanto detto nelle precedenti sedute. Oggi si vuole comprendere come si sono interfacciati gli uffici in merito alla problematica. L'ufficio Utenze conferma quanto detto precedentemente, restano in attesa di richiesta di chiarimenti, ribadiscono che si occupano di riattivazioni e non di impianti. La direzione tecnica chiarisce di non avere nessuna competenza per quanto riguarda le utenze, le quali nel caso specifico hanno un vizio iniziale
con una inversione delle stesse. L'assessora specifica che il municipio può farsi carico della manutenzione, ma non ha né tecnici e né fondi per poter fare una progettazione. Trattasi di un iter burocratico amministrativo non di competenza municipale. Il consigliere Sotillo chiede chi è che deve verificare che un contratto è collegato sul giusto PDR. L'ufficio utente sottolinea che loro attivano sulla base di domande che pervengono per iscritto. Nel caso specifico si è ricevuto una domanda di attivazione per gas cucina e si è adempiuto. Poi purtroppo a quel PDR è stato collegato un impianto termico e a seguito di un controllo si è scoperto che c'è un'attivazione errata. Il consigliere Sutillo non comprende perché sia trascorso più di un anno dalla prima segnalazione della problematica senza risolvere nulla. Crede che la situazione doveva essere risolta a prescindere dall'interessamento da parte della commissione. L'ufficio Tense precisa che si sta lavorando al problema da marzo del 2021, a seguito di una prima segnalazione da parte della scuola, ma oggi non si è ancora ricevuto alcuna richiesta di attivazione. Interviene un referente dell'Istituto Comprensivo De Finetti facendo un excursus dell'iter avviato per la segnalazione della problematica ad oggi. Purtroppo ancora non vi è alcun riscontro. L'8 maggio è convocato un consiglio d'istituto e loro in quell'incontro vorrebbero dare ai genitori aggiornamenti sulla situazione. Il consigliere Bellassai esprime solidarietà per l'evolversi. Per l'evolversi della situazione, chiede all'assessora di confrontarsi con il suo corrispondente capitolino affinché gli uffici trovino una soluzione e la situazione venga ripristinata nella sua regolarità. Il consigliere Alleori sottolinea che dopo 4 commissioni ancora non è ben chiaro chi deve fare cosa, emergono sempre dettagli nuovi a cui non si riesce a dare risposte concrete. L'interesse di tutti è risolvere il problema anche in breve tempo, considerando le difficoltà recate alla scuola. Il consigliere Gagliardi chiede all'assessora di convocare una riunione con tutti gli uffici competenti, sia municipali che dipartimentali, per poter andare alla risoluzione, perché sembra che si stia girando intorno a un elemento che oramai è un po' chiaro a tutti, che deve essere portato a casa nei termini corretti e che quindi evidentemente non è una questione municipale, non è neanche una questione di ufficio utenze, come abbiamo visto, ma serve soltanto tanto stimolare e coinvolgere l'ufficio corretto a intervenire. Si apre ampio dibattito. L'assessora conferma che si confronterà sulla problematica con l'assessore Capitolino. Auspica in una risoluzione a breve termine. Interviene la presidente del consiglio d'istituto ringraziando tutti per l'interessamento. Spera che entro settembre si riesca a ripristinare la problematica. La presidente, al termine del dibattito, ringrazia e congeda gli ospiti intervenuti. Chiede all'assessore di aggiornare la commissione sul proseguire della questione. Alle ore 16:03 la seduta è sospesa per una breve pausa, alle 16:12 riapre, non risponde all'appello la consigliera Pasetti. Si procede con il terzo punto, discussione partecipazione studenti alle sedute di consiglio municipale. La presidente introduce l'argomento a seguito della partecipazione al consiglio dell'8 marzo di alcuni studenti di 2 licei del municipio. Si è discusso con alcuni consiglieri di dare la possibilità ai ragazzi di partecipare alle sedute, far sì che possano rendere conto di cosa è un consiglio e cosa rappresenta. Convocato sul tema per conoscere l'opinione di tutti, se potrebbe essere una cosa interessante e come strutturarla. Il consigliere Alleori concorda con l'iniziativa proposta da organizzare la modalità di partecipazione. Il consigliere Bellassai, in pieno accordo con l'iniziativa, valutandone bene le modalità di partecipazione, affinché non vi sia soltanto la presenza dei ragazzi, ma fare in modo che vengano stimolati a comprendere il meccanismo delle istituzioni e anche magari a portare delle proposte da discutere in consiglio, con lo scopo di arricchirli di nuove nozioni. Il consigliere Alleori concorda con l'intervento precedente, crede che sia giusto coinvolgerli sui temi che li possano incuriosire e interessare. Ricorda che in una precedente consigliatura nel municipio era istituito il consiglio dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Partecipavano a delle sedute dedicate e si svolgevano regolari sedute di consiglio come avviene di consueto. Propone di rivalutare quanto veniva svolto in precedenza, ovviamente rivedendone e ampliandone le modalità. Crede potrebbe essere un buon punto di partenza. La presidente aggiorna il punto a una seduta successiva, invitando presidente del municipio e assessore competente. Si procede con l'esame posta, disponendo quanto segue. Atti, non essendoci altri argomenti da trattare, alle 17 la presidente dichiara chiusa la seduta. La segretaria verbalizzante Carmen Giglio, la presidente Francesca Romanovecchio. Per me non ci sono modifiche da fare. Se ci sono modifiche,
potete proporle, altrimenti approviamo il verbale così com'è. Ok. Che hanno detto? Approviamo. Allora, un attimo che sto andando nell'altra sala. Buongiorno. Allora, volevo capire come fare. Posso dare qua? Perché sì. Mettiamo un telefono su. Sì, sì. Facendo, eh? Eccomi, ci sono. Prima. Ok, noi lo mettiamo qua. Allora, mi sentite tutti? Sì, sì. Ok, perfetto. Caterina, se ti diamo fastidio chiudiamo la porta. No, no, assolutamente, così stiamo bene. Tranquille. Okay. Benissimo. Ok, allora, la scorsa settimana avevamo iniziato a parlare di questo tema. Chiaramente dobbiamo rifletterci bene perché sono... parlando ne abbiamo tirato in ballo due temi che sono due cose diverse alla fine, cioè da una parte c'è la partecipazione degli studenti, anche studenti comunque più grandi, studenti delle scuole superiori alle sedute di consiglio, e d'altra parte invece c'è il progetto del consiglio dei bambini e delle bambine, che è stato fatto in molti, molti comuni ma anche in vari municipi di Roma nel passato. Non credo che adesso sia attivo in altri municipi, non lo so. E io partirei con iniziare a ragionare dalla partecipazione degli studenti, che forse è un pochino più semplice proprio da pensarci, da strutturarlo un po' più semplice. Allora, siamo d'accordo quindi che sono due cose distinte, che non è possibile unirle in nessun modo. Un attimo che prendo gli appunti da dove eravamo rimasti. Allora, per quanto riguarda la partecipazione ai consigli, noi facciamo due tipi di consigli, i consigli tematici e i consigli ordinari. Avevamo pensato, parlandone tutti insieme, che nel caso dei consigli ordinari, ditemi se siete d'accordo, se avete qualcosa da dire alzate la mano, perché comunque il discorso è un po' lungo, quindi in corso d'opera alzate la mano. Per quanto riguarda i consigli ordinari, gli studenti potrebbero essere chiamati a partecipare tutte le volte che c'è un consiglio riguardo la loro zona, il loro quartiere, la loro scuola e le zone limitrofe, ma anche, mi viene in mente adesso mentre parlo, tematiche giovanili. Quindi quando si discutono tematiche di questo tipo potrebbero essere interessati a partecipare. Oppure nei consigli tematici. Ma per quanto riguarda i consigli tematici, io credo che sarebbe una cosa carina magari raccogliere da loro delle proposte di consiglio tematico.
E noi siamo aperti come consiglio ai consigli tematici, ne abbiamo fatti già parecchi, quindi potrebbe essere un'idea anche farceli proporre da loro o alle commissioni o direttamente alla capigruppo, non lo so, al presidente del consiglio, però potrebbe essere un'idea quella di farli portare delle tematiche. Poi c'è la questione, oltre consiglio tematico e consiglio ordinario, c'è la questione mattina o pomeriggio, cioè giovedì pomeriggio o martedì mattina. E comunque gli studenti, anche se sono delle superiori, devono essere accompagnati dai professori, un po' per dare una regolamentazione alla cosa, nonostante siamo in grado di venirci da soli, però comunque è un progetto scolastico, perciò io direi che devono essere accompagnati almeno da un professore. E quindi la questione è preferire il martedì mattina o il giovedì pomeriggio. Beh, la cosa viene da sé, nel senso che forse è più importante stabilire se vogliamo farli partecipare ai consigli tematici o ai consigli ordinari, però in ogni caso, e poi il giorno viene dopo, è una conseguenza, però forse il giovedì pomeriggio dobbiamo tenere anche in conto che c'è meno disponibilità da parte delle scuole, perché non è orario scolastico, quindi forse sono meno disposti ad accettare. E quindi questo è da tenere in conto. Ciò non toglie che comunque... Poi, per quanto riguarda i tempi a livello di, cioè, proprio di cadenza ogni quanto, questo, diciamo, qua abbiamo ampio margine di scelta, nel senso che possiamo deciderlo tranquillamente noi. E si potrebbe, non lo so, cioè, dipende anche da... Dipende da quando c'è possibilità, nel senso che abbiamo appena fatto il discorso del fatto che devono essere, ci deve essere un tema, ci deve essere qualcosa di loro interesse, quindi può essere anche legato semplicemente all'interesse. Però se invece ci vogliamo dare cercare di dare una disciplina, possiamo dire anche che almeno una volta al mese, due volte al mese, magari non tutte le settimane, perché sarebbe anche diciamo, possiamo partire da due volte al mese o una volta al mese, cioè questa potrebbe essere l'idea. Chiaramente noi ne avevamo parlato, cioè avevamo iniziato a ragionarci circa un mesetto fa, però era comunque troppo tardi per quest'anno scolastico. Perciò abbiamo detto rimandiamo la discussione a adesso che mese è giugno, tanto la proposta sarà a settembre, poi a maggio le scuole di certo non sono molto disponibili perché hanno da pensare agli esami, le varie cose. No. Caterina, scusate, sì. No, sì. Ok, allora, dopo continuiamo. Intanto, Gino, prego, hai alzato la mano. Grazie, Presidente. No, io come avevo suggerito e proposto anche in altre sedute di commissioni quando abbiamo affrontato questo tema, avevo detto che secondo me, per quanto riguarda tutto quello che la premessa che hai fatto tu nel tuo intervento, il tutto va diciamo concordato e condiviso con le scuole. E secondo me, sia per quanto riguarda, diciamo, la frequenza della partecipazione dei ragazzi al consiglio e sia per quanto riguarda la giornata, anche se secondo me è più funzionale il fatto del martedì mattina piuttosto che il giovedì pomeriggio, perché nel coinvolgimento delle scuole giovedì pomeriggio ovviamente le scuole sono chiuse e non ci sarebbe, diciamo, un coinvolgimento pieno
della scuola, invece facendolo il martedì mattina, visto che i ragazzi stanno in orario scolastico, è la scuola che organizza poi insieme agli insegnanti e venire come hanno fatto in altri consigli tematici, ricordo quella dell'8 marzo, che vengono direttamente tutta la classe o parte della classe e con l'insegnante, perciò è una partecipazione più concreta, perché giovedì pomeriggio, non essendoci diciamo scuola, ovviamente poi dovrebbero essere i ragazzi in modo autonomo a venire al consiglio. Secondo me sarebbe più complicata una partecipazione compatta da parte dei ragazzi. Io propongo il martedì mattina proprio per quello che ho detto. E per quanto riguarda la frequenza, per quanto riguarda i temi che possono essere di più interesse, per quanto riguarda i ragazzi, quelli dobbiamo lasciare a loro, alla classe, che ci propongono a noi dei temi, e noi in base a quello poi ci ricordiamo di conseguenza. Così secondo me è un metodo che può funzionare ed è più diciamo concreto e fattivo rispetto al giovedì pomeriggio, anche perché, come ricordavo in altre sedute di commissione, loro fanno un lavoro propedeutico rispetto poi al consiglio, perché dicendo una tematica che loro vogliono trattare in consiglio, hanno il tempo poi in classe con gli insegnanti di lavorarci sopra e anche sviluppare delle proposte che poi vengono fatte nella seduta di consiglio, e poi successivamente noi valutare quali sono quelle diciamo più fattibili, più concrete, e poi farle nostre e presentare un documento reale. Grazie. Allora, ok, allora possiamo fare così. Siamo d'accordo, non so se qualcuno è d'accordo, però penso che siamo d'accordo sull'escludere il giovedì pomeriggio. Quindi se escludiamo il giovedì pomeriggio, la calendarizzazione del consiglio in cui dovrebbero esserci gli studenti, possiamo farla poi in base, cioè cercare di metterla il martedì mattina proprio per agevolare la partecipazione. Quindi se si organizza un consiglio tematico, se si organizza se c'è un ordine del giorno particolare, allora possiamo cercare di evitare, perché anch'io penso che il giovedì pomeriggio sia veramente scomodo cioè anche se penso a me stessa, quando andavo a scuola era difficile che davo l'adesione ad un'attività qualsiasi fosse stata che c'era di pomeriggio, perché il pomeriggio si deve studiare, ci sono lo sport, lo svago, dormire, di tutto meno che fare cose scolastiche. Ok, quindi escludiamo il giovedì pomeriggio. Dopodiché dobbiamo vedere l'alternanza scuola-lavoro. Su questo mi sono confrontata anche con l'assessora Angelucci, e ci avevo pensato appunto che potesse, anche perché questo il municipio l'ha già fatto alla Vaccheria, sono andati gli studenti del Caravaggio e sono andati a fare da guida e avevano l'alternanza scuola-lavoro, quindi le ore gli sono valse per fare l'esame. Cioè non so esattamente adesso quali sono le regole le regole dell'alternanza scuola-lavoro, ma credo sia indispensabile svolgere le ore per fare l'esame di maturità. Ok, e ne ho parlato appunto, come dicevo, con l'assessore Angelucci, la quale mi ha detto che questa cosa dell'alternanza scuola-lavoro, cioè io pensavo fosse difficile, invece è fattibile richiederlo. Quindi se siete d'accordo, possiamo anche considerare di far valere le ore come alternanza scuola-lavoro, anche perché purtroppo per fortuna la maggior parte delle attività che svolgono i ragazzi in questa fase, comunque gli ultimi 3 anni o gli ultimi anni di superiori, sono tutte attività che ormai hanno a che vedere con l'alternanza scuola-lavoro, proprio perché quelle ore sono obbligatorie, quindi cercano in qualche modo di farle per forza. E ha alzato la mano la consigliera Pasetti. Prego. Grazie Presidente. Allora, io volevo solo ricapitolare un attimo nella parte concreta, quella proprio più pragmatica del termine. Dunque, la cosa fondamentale da fare quindi è dare pubblicità a questo progetto, che vuol dire diffonderlo. In che modo?
Io pensavo intanto sulla pagina del municipio, del sito del municipio, sì. E mediante naturalmente l'interpello dei dirigenti scolastici e rappresentanti di istituto, sarebbero poi loro a dover presentare all'inizio dell'anno scolastico la nuova possibilità del consiglio partecipato e potrebbero a questo punto inserirlo anche nel calendario delle attività di scuola lavoro che valgono poi, che verranno poi come crediti al termine dell'anno. Dopo aver dato adeguata pubblicità, non so con che altre modalità, quindi la cosa si dovrebbe svolgere così: i ragazzi o un'intera classe probabilmente per tema preparano e inviano un tema specifico al municipio, quindi al presidente del municipio, al presidente del consiglio, eccetera, il quale lo prende in carico e poi lo invia in prima battuta, presumo, ad una commissione apposita, cioè in base al tema si è inviato alla commissione, perché altrimenti la partecipazione dei ragazzi viene due volte, la prima per presentare il tema e la seconda poi per discuterlo in consiglio. Quindi dato che noi facciamo questo iter per cui viene presentato un tema, va in commissione, poi va in consiglio, qual è la fase reale in cui chiediamo che i ragazzi partecipino? In tutto l'iter o nella fase in cui invece viene portato un atto in consiglio per la discussione? E allora in quel caso diventa interattivo, per cui alla fine la proposta di risoluzione si intreccia con la presentazione e le proposte dei ragazzi e ne esce fuori un atto che sarà un atto a quel punto partecipato, e questo consente e consentirà ai ragazzi di interagire in modo attivo ai lavori del consiglio attraverso eventuali emendamenti e proposte, qualunque cosa volessero proporre, quindi però li inserirà in un tema e li chiamerà anche allo studio del tema, quindi non basterà più la presentazione di un atto, ma poiché loro saranno partecipi dovranno conoscere il tema, e questo tema sicuramente avrà una valenza o civica o etica o morale, o comunque ci saranno delle riflessioni da fare che coinvolgeranno comunque tutta la parte dell'amministrazione pubblica, quindi comunque la conoscenza, gli consentirà la conoscenza della macchina amministrativa e contemporaneamente la conoscenza di un tema che sta loro a cuore. Ora non riesco a ipotizzare quale, ma fosse uno sul verde, ipotizzo, tanto è una cosa nuova, potrebbe essere in quel caso un'occasione per conoscere bene come funzioni il contratto di servizi, come funzionino gli uffici che si occupano del verde, ecco, diventare parte attiva, e poi questa conoscenza naturalmente la potranno trasmettere anche all'esterno, quindi diventerà un'attività formativa prima di tutto, partecipativa, formativa, e poi gli dà pure i crediti. Quindi volevo sapere se queste modalità possono funzionare. Grazie. Ok, un attimo, torno. Allora, questa è una modalità interattiva e quindi va bene così, nel senso che altrimenti farli partecipare e basta senza poter, cioè potendo al massimo intervenire in consiglio, così era sicuramente una cosa meno partecipata. Possiamo iniziare, cioè se siete d'accordo, concentriamoci magari, cioè iniziamo con questo, poi magari facciamo una sperimentazione. E se va bene, passiamo anche al progetto del consiglio dei bambini e delle bambine, che è qualcosa di comunque indirizzato ai bambini, ai ragazzi delle medie, quindi più piccoli, e poi è proprio un organo, un piccolo organo, quindi magari possiamo iniziare con questo tipo di format. Dopodiché, io ho visto che sono stati fatti in altri posti, in altri comuni, è stata fatta una cosa del genere con però anche una fase di proprio di lezione in cui si spiega i ruoli e tutte queste cose qui. Secondo me si può partire direttamente, cioè senza lezioni, si può anche partire direttamente con il fare sul campo, perché poi credo che queste lezioni le facessero gli insegnanti, non lo so. E quello faranno loro se vogliono, sì, esatto. La partecipazione. Esatto. E poi dobbiamo vedere. Il consigliere Leori intanto ha alzato la mano, prego. Sì, grazie Presidente. No, solo per ribadire
il fatto che ovviamente, come anche lei ha detto, bisogna fare ben distinzione tra il consiglio dei bambini e delle bambine e le partecipazioni dei ragazzi del liceo. Sono due cose distinte e separate, però una cosa li unisce in questo contesto, in questo discorso. È fondamentale la partecipazione da parte delle scuole, e per far questo c'è bisogno che lei, come presidente della commissione, o chi per lei, scriva una lettera alle scuole proponendo questi tipi, perché parliamo di due progetti differenti, di questi progetti, e condividere passo per passo con loro le modalità di sviluppo e di realizzazione concreta e fattiva della scuola e quindi dei ragazzi. Solo così possiamo, diciamo, articolare in modo, diciamo, concreto e fattivo il tutto e rendere il progetto più interattivo e più attivo per quanto riguarda i ragazzi. E per quanto riguarda l'intervento della consigliera Pasetti, che condivido in gran parte, il discorso della pubblicità sì, si può anche fare, ma non è un discorso, diciamo, legato alla pubblicità, perché noi parliamo di partecipazione delle scuole e dei ragazzi. Perciò, secondo il mio parere, è sufficiente, diciamo, coinvolgerle, parlare con la preside, con l'insegnante che si farà carico poi di portare avanti all'interno della scuola questo progetto, e con loro sviluppare le modalità di come realizzarle e svilupparlo. Ripeto, secondo me la cosa più semplice è far presente alle scuole e anche vedere l'adesione che loro hanno e quindi la partecipazione poi futura al progetto. E il giorno, mi pare che si è deciso il martedì, proprio per un discorso di facilità, no? Perché stando direttamente a scuola, no, ci abbiamo noi la sicurezza del fatto che ci sia una partecipazione più grande, no? Perché stando in orario scolastico, decidono dalla scuola a venire direttamente in municipio in seduta con l'insegnante, perciò sicuramente ci sarà una partecipazione più alta che non lasciare il giovedì pomeriggio la libera scelta dei ragazzi, che poi il pomeriggio o studiano, fanno attività scolastiche e sportive o quello che fanno, e ovviamente non credo che ci sia una partecipazione così ampia. E detto questo, ripeto, secondo me il punto fondamentale e focale è quello di parlare, interloquire e poi sviluppare insieme alle scuole il come vogliono realizzare il progetto. Grazie. Sì, diciamo che dobbiamo innanzitutto, cioè deve essere fatta una locandina, comunque ci deve essere un'immagine che rappresenti il progetto, quello sicuramente. Quindi poi è vero che dobbiamo descrivere alle scuole passo per passo in cosa consiste il progetto. Quindi credo che bisogna essere molto, molto chiari, sia perché è una cosa nuova, sia perché è normale che non subito si capisca di cosa si tratta. Quindi, aspettate che... Chiaramente ci deve essere... Cioè, dobbiamo anche pensare di far venire classi intere, oppure pochi studenti per classe. Di solito i professori, se procedono autonomamente, chiamano magari i più interessati, come è stato per il consiglio dell'8 marzo, e chiamano i più interessati che arrivano. Altrimenti si potrebbe coinvolgere tutta la classe, se ci leghiamo l'alternanza scuola-lavoro, probabilmente o si fa un progetto di classe
oppure quelli che hanno bisogno del, magari di fare più ore decidono di intraprendere questa attività piuttosto che un'altra attività, quindi possono fare una scelta tra più attività, tra cui questa. Quindi questa cosa qua dobbiamo deciderla. Allora, Manuel ha alzato la mano, prego. Mi sentite? Ok, perché prima c'è un problema col microfono. No, dicevo, sì, Manuel, ti sentiamo. Quest'ultimo passaggio che facevi tu, Francesca, secondo me converrebbe anche per facilità lasciare la gestione alle scuole, nel senso e loro chiaramente inseriranno, soprattutto se deve entrare in una questione di alternanza scuola-lavoro, questi elementi qua all'interno del TOF, quindi ci sono anche tutta una serie di adempimenti burocratici interni. Secondo me, proprio per questa ragione, visto soprattutto per l'alternanza scuola-lavoro, ma non soltanto, possono anche creare dei progetti civici. Magari immaginiamo che ci sta la tal sezione del tal istituto che ha un potenziamento sull'aspetto civico, sul diritto, su questo, su quello, sul diritto soprattutto per le scuole che riguardano i percorsi professionalizzanti. Secondo me è molto più utile semplicemente che noi ricaviamo uno slot per degli studenti, per dei giovani, per eccetera, eccetera. E poi saranno le scuole a gestirsene internamente o interamente con classi o col progetto alternanza scuola-lavoro, quindi anche con la scelta che il singolo studente può fare di aderire a meno a questa tipologia di, chiamiamolo servizio per facilità, per intenderci. Oppure per fargli fare appunto anche dei lavori di qualità, perché poi magari si creano dei gruppi interclasse che permettono di fare, non so, una cosa che mi piacerebbe molto è una risoluzione per creare un parco, per creare un qualcosa che magari si sviluppa a partire, prendiamo una scuola magari tecnica, oppure un liceo di un certo tipo, oppure una scuola media con il percorso di educazione tecnica, così come era già successo. Io ne parlo di questo perché è successo quando io facevo la scuola media a Spinaceto. Abbiamo progettato la piazza Cannella, la piazza rossa che sta al centro di Spinaceto. Quindi è stato bello, cioè è diventato un laboratorio di tecnica, educazione tecnica applicato. Ecco, se riuscissimo a fare questo, che chiaramente non è una questione progettistica, però diciamo un percorso amministrativo che però va a ideare un quartiere, un intervento, eccetera, penso sarebbe estremamente bello, quindi nella libertà degli istituti. Ok, quindi allora dovrebbero partire con l'idea, di un, cioè con una proposta da portare nella commissione competente. E da portare ai consiglieri, che poi i consiglieri ci lavorano su e in seguito saranno chiamati a intervenire anche in consiglio sul lavoro svolto e su quanto realizzato. Quindi più o meno si tratta di questo. E un attimo che Gino. Sì, grazie Presidente. Mi sembra di aver capito che da tutti gli interventi fatti da tutti i consiglieri in questa seduta siamo tutti d'accordo del fatto che poi noi diamo l'input del progetto, però poi diciamo nella fase diciamo quella operativa e quella concreta ovviamente dobbiamo lasciare alle scuole di vedere come svilupparlo. Proprio per quello che è stato detto anche nell'intervento mio precedente. E l'unica cosa che non capisco, e se mi sembrerebbe solamente complicare un passaggio, è quello di, come dicevi te adesso, Presidente, nel tuo intervento, il passaggio nella commissione competente. Io credo che non sia necessario questo, che complicherebbe e non renderebbe, diciamo, il progetto come così dovrebbe essere, perché qui parliamo del consiglio dei bambini e delle bambine, uno,
e due la partecipazione dei ragazzi del liceo sempre al consiglio, due. Perciò le commissioni, per quanto mi riguarda, secondo me non c'entrano molto su questo discorso. Ripeto, bisogna che si coinvolgano le scuole fanno un lavoro propedeutico prima del consiglio, perciò anche loro a scuola, no, e vedono quale tema affrontare, e ne citava uno, ne ricordava uno il consigliere Gagliardi, ma ce ne sono tanti altri. Poi, dopodiché, quando viene fatto il consiglio, no, porteranno queste tematiche nella seduta di consiglio. Perciò non capisco il passaggio che tu adesso citavi della commissione. Secondo me non è necessario e creerebbe, diciamo, una lungaggine che non ha molto senso. Cioè, lo sviluppo del lavoro, in pratica, come noi, adesso faccio una similitudine, come noi affrontiamo le tematiche, approfondiamo, discutiamo in commissione, loro lo fanno ovviamente in classe tra di loro. Poi dopo loro vengono in consiglio, come noi invece dopo che abbiamo discusso in commissione andiamo in consiglio. Perciò il passaggio della commissione io non lo vedo molto, molto, diciamo, pregnante per quanto riguarda questa partecipazione dei ragazzi nei consigli. Io direi, consideriamo che il lavoro che facciamo noi in commissione loro lo fanno in classe con gli insegnanti loro e tra di loro. Poi dopo sviluppano le loro considerazioni, i loro remi, le loro problematiche che vogliono porre quando c'è stata la seduta di consiglio. Io lo vedrei più così, perché sarebbe, diciamo, più semplice e più, diciamo, veloce e più concreto. Grazie. Non so che cosa ne pensano gli altri membri della commissione. Allora, stiamo facendo un po' di confusione tra i vari passaggi, tra le varie cose. Voleva intervenire la consigliera Pasetti. Sì, allora, il senso è questo, il senso della commissione è questo. Dobbiamo capire che valore vogliamo dare a questo progetto. Se si tratta di dare un valore a un progetto X esterno, quindi redatto dalle scuole, che viene portato in consiglio, illustrato dai ragazzi, questo è un progetto fatto all'esterno, e la parte interattiva dei ragazzi si limita alla discussione in aula insieme ai consiglieri, che però non produce un atto. Ma noi non rispettiamo in questo modo un iter amministrativo che secondo me invece è importante proporre, perché qual è l'altro obiettivo principale? È proprio insegnare ai ragazzi il funzionamento della macchina amministrativa, come funziona un municipio, come si arriva a portare da una problematica di strada, come si arriva a una problematica del territorio, come si arriva ad un atto che poi viene condiviso in consiglio, viene votato e viene realizzato. Quindi questa parte, che io chiamo educazione civica, secondo me invece è la parte più importante. Per questo io dico iter regolare, che nasce però da, in prima fase, da una proposta che i ragazzi studieranno, redigeranno in classe, invieranno poi, per come la vedo io, è solo un'idea, invieranno poi al municipio, il municipio rassegna alla commissione e poi viene in aula, dove i ragazzi verranno e in quella fase verrà spiegato loro tutto l'iter amministrativo e verrà spiegato loro come si arriva a redigere un atto e a votarlo. Quindi da un'idea o da un problema al concreto si vota l'atto e poi si realizza. E non si sente più nulla. Mi senti? Laura, non ti si sente più. E io non mi sono mossa. Mi sentite? Adesso sì, adesso sì. Ecco, allora, era soltanto per sottolineare il motivo per cui io avevo proposto di portare un iter intero, quindi di portarlo proprio formalmente, per dare modo ai ragazzi proprio di imparare il funzionamento della macchina amministrativa. Perché sono due le riflessioni. Uno riguarda il progetto in sé. Loro fanno un progetto, lo indicano, lo portano, il progetto viene in municipio, lo discutiamo. Uno invece è l'insegnamento dell'educazione civica attraverso la modalità normale nostra di esecutività, quindi la produttività da un problema territoriale alla produzione di un atto, al voto di un atto. Ecco perché io parlo di un iter che viene portato avanti dall'inizio alla fine. Questo è il tipo di progetto che intuisco io, dopodiché, insomma, dite voi.
Sì, faccio un attimo, cerco di ricapitolare. Il progetto del Consiglio dei Bambini e delle Bambine, correggetemi se sbaglio, era come diceva il consigliere Alleori, cioè consiglio che si unisce interamente, lì dentro si prepara la proposta che poi viene proposta al municipio, e quello è proprio proprio un organismo. Invece in questo caso comunque si tratta, è un processo, quello di cui stiamo parlando adesso, è qualcosa di meno attivo, è pur sempre partecipato, però è un po' meno attivo, cioè comunque come finora abbiamo pensato c'è meno coinvolgimento, c'è sempre coinvolgimento, però è un livello minore di coinvolgimento, perché è proprio un livello di cioè più un osservare e imparare partecipando, però più che lavorare attivamente, più che essere un organo, è vedere come opera un altro organo, che saremmo noi. Quindi sono due cose diverse. E quello che stavamo dicendo è di iniziare poi pensare al consiglio, che invece è più si rivolge a ragazzi più giovani, quindi anche delle scuole medie. Questo è quello che stavamo dicendo. Possiamo pure decidere di fare diversamente, però quello a cui stavamo pensando io e Laura in questo momento era cioè l'idea che avevamo in mente era questa qui. Quindi ci siamo capiti male. E sì, ok. Allora, le mani alzate. Chi c'è prima? Io sono una comunicazione. Okay, vai, ti sei arrivato? Sì, no, Presidente, scusate, io do solo una comunicazione devo fare, perché l'avevo scritto in chat che ero entrato alle 9.38, ma devo purtroppo riabbandonare la commissione. Stamattina ho un attimo dei problemi, solo per notificarlo a Carmen. Ok, va bene. Ok, avevo scritto in chat 8.38 l'ingresso, però devo riuscire adesso. Scusatemi tanto. Ok. Gino. Sì, grazie Presidente. Allora, io pur condividendo, diciamo, l'idea e la proposta della consigliera Pasetti, credo che poi sia più complicato il processo che lei vuole sviluppare, anche se, ti ripeto, se la maggior parte dei membri della commissione sono d'accordo con la procedura, diciamo, espressa dalla consigliera, io non ho nulla in contrario in tal senso. Però ripeto, coinvolgere poi i ragazzi nella seduta di commissione, lo dico a livello, diciamo, di semplificazione del progetto, e complicherebbe il tutto, perché allora mi chiedo, noi siamo costretti poi a fare la commissione nella sala consigliare, perché facendo la commissione online come stiamo facendo ora, mi chiedo come possiamo avere una partecipazione ampia della classe. Vi immaginate in commissione 30 ragazzi collegati online? Cioè, diventerebbe un discorso, diciamo, molto più complicato. Oppure se si fa, dovremmo, se no necessariamente, fare la seduta di commissione nell'aula consigliare, perché se noi abbiamo parlato che l'obiettivo del progetto sia quello di più ampia partecipazione attiva da parte dei ragazzi, ovviamente il fatto di fare la commissione online complicherebbe il fatto, perché allora o decidiamo, sto buttando delle idee così, o decidiamo che partecipa tutta la classe e vi rendete conto di 30 persone che sono convocate, 30, 20, quelle che sono online, già facciamo delle volte difficoltà noi per problemi di collegamento e quant'altro. Voi immaginatevi una commissione online di 30-20 ragazzi che stanno tutti collegati al telefonino davanti a un PC. Credo che poi fattivamente e concretamente il problema esista. O se no, ripeto, se si vuole utilizzare quella modalità che diceva la consigliera Pasetti, allora poi necessariamente siamo costretti a fare
che si può fare ovviamente, se si decide tutti insieme si può fare tutto, che c'è la volontà di farlo, e di convocare la commissione in consiglio e fare arrivare la classe in consiglio. Però ripeto, diventerebbe un problema anche per le scuole, perché allora dovrebbero partecipare in consiglio alla commissione, poi dovrebbero successivamente partecipare in consiglio per la seduta proprio di consiglio in se stessa. Secondo me si andrebbe a complicare un po' la situazione. Poi ripeto, si può fare tutto, io non chiudo a nessuna possibilità, però ritengo che dovremmo cercare di fare un progetto più fluido, più semplice e più partecipativo possibile, perché l'obiettivo poi è questo, è quello di far partecipare i ragazzi in modo attivo alla vita, diciamo, del consigliere e quello che fa il consigliere. Però io ho delle perplessità sul leader della commissione proprio per quello che ho detto. Grazie. Allora, un intervento della consigliera Pasetti, poi facciamo una pausa di 10 minuti. Allora, sì, Gino, in realtà no, io non ho mai pensato di portare, mi sono espressa male io, non ho mai pensato di fare una commissione con tutta la classe. La commissione è l'atto intermedio che serve a dare formalità ad un atto che loro presentano. Se viene fatta una proposta al municipio di un tema X, che può essere un tema di vario genere, per portarlo in consiglio o noi portiamo la loro lettera o noi portiamo invece proprio un atto. Quindi, per far capire loro come funziona davvero la macchina amministrativa, dobbiamo farlo per davvero, che vuol dire il loro tema viene portato nella commissione competente, ma loro non partecipano, loro partecipano al consiglio, che è il consiglio in cui questa proposta, questa risoluzione o quello che sarà viene portata, e dove loro potranno in quel momento interagire, eventualmente discuterla, portare modifiche, fare emendamenti, e quindi comunque lì diventa partecipato. È chiaro che poi non potranno votarlo, però assisteranno a una votazione, e questo serve per dar loro la comprensione chiara di come funzioniamo, perché io vedo come obiettivo primario non tanto la soluzione del problema, quanto l'apprendimento da parte loro del funzionamento della macchina amministrativa. E questo forse è una cosa che nessuno insegna nelle scuole, ma che può essere molto utile, perché un domani, quando poi usciranno dalle scuole, comunque diventeranno a tutti gli effetti partecipi della vita cittadina, si renderanno conto di quali siano le difficoltà, di quali siano gli ostacoli, le perplessità, i dubbi, insomma di tutto quello che c'è, che noi stiamo vivendo, di cui oggi i cittadini non sono, secondo me, assolutamente consapevoli. Questo è un modo per insegnare educazione civica, proprio educazione al funzionamento della, in questo caso, dell'attività del municipio, considerando che ora con il decentramento il municipio assume carattere sovrano rispetto al territorio, diciamo teoricamente, quindi ha una maggiore competenza e richiede una maggiore partecipazione e attenzione anche da parte dei cittadini. Quindi questa potrebbe essere una buona modalità. Io vedo come obiettivo la comprensione del funzionamento del municipio. L'atto in sé ha importanza, però ha un'importanza per quello che mi riguarda secondaria. Ecco perché io dico, però alla commissione ci partecipiamo solo noi, naturalmente, non è tutta la scuola o tutta la classe. Mi ero espressa male io, consigliera Leoni. Grazie. Ok, allora facciamo una pausa di 10 minuti e poi torniamo, Francesca, a parlare di questo. Francesca, prima di fare la pausa posso replicare a quello che ha detto la consigliera Pasetti, per favore? Posso? Sì, vai. Grazie Presidente. No, Laura, proprio a fronte di quello che hai detto te adesso nell'ultimo intervento, faccio ancora più difficoltà a capire, diciamo, la tua proposta del passaggio, perché, allora, ricapitolando, se l'obiettivo nostro è sicuramente quello di partecipazione di ragazzi e far capire la macchina amministrativa e far capire qual è il ruolo del consigliere in sala consigliare, non riesco a capire allora maggiormente su quello che hai detto adesso
il passaggio in commissione, perché tu adesso hai ribadito sul fatto che io avevo detto che vedevo complesso il fatto di far partecipare 30 ragazzi in commissione, tu hai detto no, ma in commissione i ragazzi non partecipano. Allora, detto questo, se non partecipano in commissione, quando tu dici voglio far capire ai ragazzi, tutto l'iter, diciamo, amministrativo per far capire ai ragazzi dove viene affrontato un tema, dove viene sviluppato e poi successivamente il passaggio in consiglio, secondo quello che hai detto te adesso, se i ragazzi non partecipano in commissione, questo passaggio non lo capiscono, no? Perché di due l'una: o li facciamo partecipare, allora capiscono sia i lavori della commissione e poi il passaggio successivo in consiglio, ma se tu hai detto che loro in commissione ovviamente non partecipano, allora non capisco, viene meno secondo me il discorso della partecipazione, perché in commissione non ci stanno, perciò non partecipano, parteciperanno solamente in consiglio. Allora io dico, lo stesso iter che del passaggio in commissione lo si sviluppa in consiglio, cioè i ragazzi quando vengono in consiglio, come facciamo noi? Discutiamo un atto, facciamo le nostre proposte, facciamo le nostre considerazioni, e lì capiscono effettivamente in modo attivo i lavori. Facendo noi la commissione, senza la loro, a maggior ragione secondo quello che hai detto, senza la loro partecipazione, e capisci bene che dove sta allora l'obiettivo del progetto della partecipazione dei ragazzi se poi non ci stanno. Non so se mi sono spiegato sufficientemente in modo chiaro, cioè è un passaggio solamente in più che non serve per, diciamo, per l'obiettivo del progetto, che è quello della partecipazione attiva e fattiva e concreta dei ragazzi. Cioè, secondo me, per semplificare il progetto, il passaggio in commissione si potrebbe saltare, visto che non c'è la partecipazione dei ragazzi. I ragazzi vengono in consiglio sul lavoro già, come ho detto precedentemente, propedeutico che loro già hanno fatto nella scuola e con loro insegnanti, nelle modalità che la scuola e gli insegnanti si vogliono dare. Vengono in consiglio con un ordine del giorno, con una tematica, dove lì in consiglio discuteranno, no, la proposta, come facciamo noi, e poi eventualmente fare un documento. Che noi poi, vedendo delle varie proposte che loro hanno fatto e vediamo qual è quella che noi pure riteniamo più giusta, più fattiva e tutto quanto, e la facciamo come atto nostro proprio e lo votiamo in modo ufficiale, in modo istituzionale. Cioè, non capisco nel ragionamento il passaggio della commissione dove poi non c'è neanche la partecipazione loro, perciò sarebbe una commissione come quella che stiamo facendo noi tra di noi, e loro non sarebbero mai a conoscenza dei lavori che si svolgono in commissione e quello che noi stiamo facendo. Ecco il dubbio che io avevo, oltre a complicare i vari passaggi. E poi mi hai dato un elemento in più di riflessione, il fatto che tu, e visto che io nell'intervento precedente dicevo che secondo me far partecipare una classe di 30 persone online sarebbe una cosa complicata, tu poi mi hai chiarito questo aspetto dicendo no, loro in commissione non partecipano. Allora mi chiedo, se non partecipano, come fanno a vedere i vari passaggi istituzionali se non ci sono? E questo è un po' il nocciolo. Allora, se parliamo di un progetto dove gli attori principali non siamo noi in questo caso, ma sono i ragazzi, dobbiamo farlo in loro presenza, e per farlo in loro presenza lo dobbiamo fare nella seduta di consiglio. E ripeto, come noi facciamo i lavori di commissione, loro lo fanno in classe tra di loro, sviluppano, si confrontano, discutono, e poi anche loro fanno, diciamo, una sintesi della discussione all'interno della classe insieme all'insegnante, e poi quando vengono in seduta di consiglio e fanno il consiglio come facciamo noi. Cioè, dobbiamo traslare il discorso che i lavori che noi facciamo in commissione loro lo fanno tra di loro in classe. La loro classe e la discussione che loro fanno in classe con i propri insegnanti è il nostro lavoro di commissione. Non so se sono stato chiaro, grazie. Allora, facciamo una pausa di 10 minuti, poi continuiamo a parlarne. Quindi fino alle 10.36. Andiamo alle 10.30? 10.36. Sono le 10.26 adesso. Sì. Okay. Quindi riprendiamo a che ora? 10.36. Va bene.
Allora, ecco, sono le 10.45, abbiamo appena ripreso la seduta e avviato la registrazione. Facciamo un rapidissimo appello. Vecchio? Presente. Alleori? Presente. Bartolelli? Presente. Bellassai? Gagliardi? Presente. Pasetti? Presente. Codillo era uscito precedentemente. Va benissimo. Ok, grazie. Allora, eravamo rimasti sul ragionare appunto per la partecipazione in commissione. E vi dico come la penso io. Io credo che dobbiamo capire che questo progetto riguarda gli studenti delle superiori, per cui sono ragazzi che a cui dobbiamo richiedere sì una partecipazione attiva, però cioè la mia idea era quella di far fare il consiglio dei bambini e delle bambine, che è proprio un organo, ai ragazzi più piccoli. Io credo che l'ideale, che quindi richiede una partecipazione e un lavoro da parte loro, ma non richiede un impegno che non riuscirebbero a svolgere perché già impegnati con lo studio, con le loro cose. Quindi credo che il livello di partecipazione ideale sia quello di leader, sarebbe questo, che loro fanno la loro proposta, che va portata nella commissione competente, e dovevamo ragionare se farli partecipare o meno alla commissione. Se noi ipotizziamo di farli partecipare tutti e 20, tutti e 30, quelli che sono, non lo so adesso, comunque in grande numero, è vero che si potrebbe fare una commissione in presenza, tutto quello che ci pare, però comunque sarebbe complicato da gestire. D'altra parte però sarebbe utile farli partecipare alla commissione, perché vedrebbero proprio sul campo il lavoro che viene svolto in commissione, perché la commissione come gruppo di lavoro è poco conosciuto all'esterno, ai non addetti ai lavori, a differenza del consiglio o di altro. Quindi ci sono pro e ci sono contro. E una cosa che si potrebbe fare è quella di, è un'ipotesi, non vogliamo far partecipare tutti, magari possiamo dire che non c'è obbligo di partecipazione, però c'è possibilità di partecipazione, oppure possiamo dire che alla commissione c'è possibilità di partecipare in, che ne so, i proponenti del tema, oppure possono partecipare i rappresentanti di classe, non lo so. Su questo dobbiamo rifletterci effettivamente, perché c'è anche un altro punto, che se partecipano in commissione il dibattito si svolge interamente in commissione e poi in consiglio è già tutto risolto, o comunque il consiglio sarebbe quasi solo una formalità. Invece è forse più carino far sì che abbiano che loro fanno la loro proposta, poi sanno che è stata lavorata, e in consiglio poi possono dire la loro e tutto quanto. Secondo me è utile farli partecipare, cioè io sarei per farli partecipare alla commissione, però dobbiamo capire come, affinché sia di insegnamento per loro, ma affinché sia anche per noi fattibile. Chiaramente, cioè, immaginate sul pratico, immaginate che può essere qualsiasi commissione, che può essere quasi, cioè qualsiasi tema, nel senso ci possono essere anche temi complicati e bisogna magari spiegare, cioè secondo me loro devono partecipare alla commissione, perché devono capire perché si può fare, come si può fare, oppure perché non si può fare. È un passaggio, secondo me, che se vogliamo insegnare come obiettivo come funziona la macchina amministrativa, la macchina politica, non si può saltare come passaggio, secondo me. Però dobbiamo capire come. Quindi forse il punto più critico su cui dobbiamo riflettere è quello della commissione. Per il resto io credo che le altre cose le abbiamo definite,
sulla pubblicità, sui giorni. Scusate se ci sono un po' di rumori. Allora, ha alzato la mano, Gino, prima avevi alzato la mano tu? Vai. Sì, sì, grazie Presidente. No, prima del mio intervento sono costretto a dare una brutta notizia. Oggi è morto Silvio Berlusconi. Detto questo, mi rimane complicato fare l'intervento, ma ci proverò, insomma. Allora, io credo che su questi due temi abbiamo discusso in più di una commissione, addirittura credo in quattro commissioni. Credo che adesso dalla parte, diciamo, del parlato dobbiamo passare alla parte operativa del progetto. Provo a fare una proposta operativa per sintetizzare tutto quello che ci siamo detti. Allora, per quanto riguarda il consiglio dei bambini e delle bambine, siccome quello è, diciamo, un progetto che già è stato fatto e realizzato in consigliature precedenti, perciò quello è un format secondo me consolidato, che ha funzionato, che c'è stata molta partecipazione, e perciò credo che quel format si possa ripresentare eventualmente, se la maggioranza valuta di fare delle modifiche e quant'altro, ovviamente le può fare, le può proporre e si può vedere. Però ripeto, il consiglio dei bambini e delle bambine, siccome già è stato fatto in consigliature precedenti, un format consolidato che ha funzionato, ha visto un'ampia partecipazione da parte delle scuole, e questo, diciamo, è un punto. Per quanto riguarda invece la partecipazione attiva e fattiva da parte dei ragazzi del liceo, che è un altro, diciamo, progetto, e per passare, ripeto, dalla discussione degli approfondimenti alla parte operativa, la mia proposta è questa, è quella proprio è quella di scrivere una lettera, anche lei Presidente se reputa opportuno, una lettera ai licei e spiegando, diciamo, la volontà da parte del municipio e della commissione scuola di questo progetto per i licei, per i ragazzi dei licei, e proprio per far conoscere e per far partecipare i ragazzi alla vita, diciamo, municipale, e il ruolo che ha il consigliere. Dopodiché, quando lei ha ricevuto dai vari licei un'adesione, un'attenzione, un interesse e quindi anche una partecipazione a tale progetto, io credo che in base alle risposte che le vengono date, convocare la scuola che ha espresso interesse e quindi la partecipazione a questo progetto, di convocare la scuola nella figura del preside o del rappresentante di classe per quanto riguarda i ragazzi, o chi reputa opportuno che la preside che venga in commissione ad affrontare tale progetto, e sviluppare insieme a loro, diciamo, come può essere articolato il progetto. Ripeto, per quanto riguarda, sempre per passare alla parte operativa e concreta e fattiva, nell'intervento prima della pausa io ho posto delle perplessità su quanto, diciamo, detto anche dalla consigliera Pasetti, e poi mi piacerebbe anche conoscere che cosa pensa del mio intervento, nel senso che lei sottolineava che era necessario il passaggio in commissione per far capire meglio e apprendere meglio i vari passaggi istituzionali che poi portano, diciamo, il documento, la discussione in consiglio. Però poi io ho espresso delle perplessità sia sulla complessità di far partecipare la classe nella commissione, e quindi se si parla di un discorso di partecipazione, poi se poi di partecipazione in commissione per far conoscere i lavori della commissione, e poi nell'intervento la Pasetti mi dice no, mi rendo conto che fa partecipare 30-25 alunni o quelli che sono in una commissione diventa complicato. Allora mi chiedo,
se l'obiettivo del progetto è la partecipazione, far conoscere i ragazzi i lavori anche della commissione, se poi in commissione non vengono convocati, di che conoscenza parliamo? In quel caso viene meno, diciamo, l'obiettivo del progetto, sia il discorso della partecipazione attiva e fattiva dei ragazzi e sia la conoscenza dei lavori della commissione. Ripeto, secondo me il passaggio in commissione, poi ripeto, se si decide a maggioranza che è un passaggio che la commissione vuole fare, io non ho nulla in contrario, però esprimo le mie perplessità e la complessità poi di mettere in pratica il passaggio in commissione. E ripeto, secondo me è meglio che i ragazzi facciano il lavoro che noi facciamo in commissione a scuola tra di loro. E poi c'è il passaggio in consiglio. Secondo me così si semplificano le cose e diventa una cosa, diciamo, più fluida e anche più concreta. Io riconosco, ripeto, la bontà dell'idea, della proposta fatta dalla consigliera Pasetti, ci mancherebbe altro. Però poi a livello pratico, a livello operativo, a livello fattivo, a livello da mettere in campo, è complesso. E diciamo, se non ho interpretato male l'ultimo suo intervento, in base a quello che avevo pure detto io precedentemente, anche lei concorda con me il fatto che fare una commissione con 30 ragazzi online o farlo in consiglio diventa un passaggio di non facile, diciamo, risoluzione. Però ripeto, se non c'è questo passaggio viene meno, diciamo, l'idea della consigliera della partecipazione e dei ragazzi in modo fattivo e anche il fatto di far conoscere i lavori della commissione. Grazie. Grazie, Emanuele. Grazie Francesca. Allora io velocemente volevo dire, un po' ricalco le parole di consigliere Leori, poi magari la dico così si capisce meglio. Allora, secondo me converrebbe per una prima fase provare con un progetto tra virgolette sperimentale, anche per capire noi come strutturare il lavoro. Quindi, se vogliamo, anche sulla base dei feedback che vengono dalle scuole, come è stato appena proposto, o con altre modalità di questo tipo. Ma in generale, anche se dovessimo andare a una delibera di istituzione di un consiglio o di una modalità stabile di lavoro, io propenderei per fare una struttura il più esile possibile, nel senso, mettiamoci d'accordo anzitutto su quello che vogliamo fare, perché l'apertura verso le scuole, verso queste realtà, si può fare sia permettendogli di partecipare, nel senso prevalentemente di assistere, anche perché tenete presente, noi abbiamo un problema fondamentale: il consiglio è comunque sia sempre lo stesso, cioè non è che possiamo andare a deliberare in un consiglio finto, quindi si deve trovare una metodologia per cui un lavoro di un progetto poi entra nel regolamento normale del consiglio, che prevede tutto l'articolato con cui normalmente facciamo i conti. Quindi magari si può immaginare che in quella modalità si blocchi il consiglio, possano intervenire i ragazzi e via dicendo, cioè si può capire. Perché la modalità invece del consiglio dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi, eccetera, eccetera, era una modalità proprio parallela, dove loro diventavano, tra virgolette, consiglieri. Quindi sono piani differenti su cui oggi abbiamo dibattuto in modo intrecciato, ma che in realtà vanno un attimo riseparati nella fase, insomma, un po' più di discernimento. Quindi io mi sento di dire, mia personalissima proposta, cerchiamo di fare le cose il più facile possibile, magari con un progetto mirato. Poi sulla base di quello lì, di come andrà, potremmo capire come istituzionalizzarlo. Questa è la mia personale ricostruzione. Grazie. Allora, grazie. Sì, non possiamo cambiare per ora, non si cambia il regolamento, chiaramente i ragazzi, neanche a dirlo, non hanno facoltà di voto. Io direi che possono intervenire in discussione generale senza cambiare il regolamento, cioè comunque è un progetto sperimentale, non è un consiglio, ricordiamolo ancora una volta, non sono consiglieri. E poi in base, l'idea era quella, come vi dicevo all'inizio, che in base a come va capiamo anche come poi strutturare
il consiglio dei bambini e delle bambine con i ragazzi più piccoli. Cioè dobbiamo tenere a mente che loro sono ragazzi che già alcuni di loro stanno dentro la politica studentesca nei loro istituti. E quello che gli manca è qualcosa proprio di come funziona la politica, tra virgolette, dei grandi, però non devono essere neanche, brutto dirlo, ma ridicolizzati dando a loro delle mansioni che sono più da bambini. Quindi per questo è anche utile la partecipazione alle nostre riunioni, ai nostri consigli. Sono persone grandi, sono adulti, sono meno esperti di noi, per quanto poi... Però comunque va tenuto conto che sono a tutti gli effetti dei giovani. Presidente, adulti. non mi faccia come alle Ori, però, che mi dice che sono giovani che sono esperti, per favore. E quindi, dove eravamo rimasti? Che mi sto a perdere. Io adesso tengo. Sì. Allora, quindi ricapitolando, facciamo una lettera in cui sì. Il progetto, cioè adesso è abbastanza chiaro. Posso dire una cosa, sì. Presidente, soltanto per rispondere, intanto che raccoglie l'idea. Sì. Allora, consigliere Leori, sì, effettivamente la partecipazione alla commissione di 20, 25, 30 ragazzi la trovo improponibile, ma questa è una modalità pratica, quindi i problemi sono due. Uno è teorico, un progetto teorico, la modalità pratica effettivamente mostra delle difficoltà, però allora in quel caso sarà magari la scuola stessa a modulare la partecipazione alla commissione, partecipa ai rappresentanti di classe, di solito chi fa alternanza scuola-lavoro non è una classe intera, allora chi decide di utilizzarlo come progetto di alternanza scuola-lavoro potrà partecipare alla commissione, la classe interverrà in consiglio. Quindi secondo me, e poi comunque sarà la scuola in qualche modo anche a interagire, a decidere chi far partecipare. Naturalmente una commissione fatta con tutta la classe in presenza è abbastanza teorica, difficilmente si può mettere in pratica, però è anche vero che se vogliamo dare il senso di un lavoro serio, reale, di quello che si fa in consiglio, e questo passaggio va fatto, altrimenti facciamo il consiglio dei bambini e delle bambine, ma in questo caso però coinvolgendo ragazzi di età inferiore, ragazzi delle medie. Qui parliamo effettivamente di ragazzi, comunque anche grandini, possono avere quasi l'età della Presidente della Commissione. Cinque anni di più, sono sette volte che me lo dice. Però in realtà, insomma, se vogliamo dare un'idea di un progetto sperimentale, pilota, nuovo, che sia però fatto in modo reale e serio, i passaggi effettivamente li dobbiamo fare tutti. Mediante una proposta, una lettera che verrà fatta direttamente, sarà scritta dalla Presidente, sarà poi condivisa con noi, inviata alle scuole, quindi fatta questa proposta, vediamo anche che risposta ci sarà, ma secondo me insomma verrà accolta bene. Ok, grazie. Allora, io l'ho detto che cioè, secondo me è essenziale farli partecipare alle sedute di commissione, cioè io questa cosa vorrei metterla, magari non mettiamo un obbligo, magari cerchiamo di, diamo la possibilità anche che non partecipano in 30, facciamo le sedute in presenza, tutti gli strumenti di facilitazione di lavoro per noi che vogliamo, però secondo me come passaggio va, cioè io sarei per inserirlo. Sì, ok. E ok, a questo punto noi dobbiamo preferibilmente chiudere alle 11:15 perché c'è un'altra commissione, ok? E a questo punto possiamo chiudere il punto e passiamo all'esame posta. Non, abbiamo posta? Un attimo che verifico. No, non c'è nulla. Ok, perfetto. Allora, magari poi vi scrivo un messaggio in maniera informale con tutti i punti che abbiamo, così almeno, perché se non ce lo ricordiamo le cose. E poi scriviamo questa lettera.
Ok. Vari ed eventuali. Ci sono interventi? No, non mi sembra che ci siano interventi. Gino? C'è Leoni. Sì, volevo dare un'informazione alla Commissione, non so se è al corrente, sul fatto che nell'anno scolastico 2023-2024 molte scuole non saranno chiuse o delle sezioni verranno chiuse. Vi comunico quelle che so io. La Magica Maglioglia e la Magliola Stellata. Il Corniolo Rosso 2 è confermata la chiusura della scuola per l'anno 2023-2024. L'Amico Olivo, chiusura di una sezione a tempo pieno. Il Fantabosco, chiusura di una sezione a tempo pieno. Fonte Meravigliosa, chiusura una sezione a tempo pieno. La Magamelia, chiusura di una sezione a tempo pieno. La Valletta Incantata, chiusura numero 3 sezioni a tempo pieno. Il Giardino dei Ciliegi, chiusura una sezione a tempo pieno. La Mimosa Birichina 2, chiusura di una sezione a tempo pieno. Il Tiglio Incantato, chiusura di una sezione. E Marcello Conversi, nuova scuola attivata con una sezione. E queste sono le sezioni che saranno chiuse o rimarranno chiuse, o scuole che sono state chiuse e rimarranno chiuse per l'anno scolastico 2023-2024. Volevo darne solo comunicazione alla Commissione, perché poi, voglio dire, mi dispiace il fatto che poi noi in Commissione, non so se quanti membri di questa Commissione erano al corrente di questo prospetto, di questa situazione, e mi dispiace che insomma non se ne discuta in commissione di come sta la situazione delle scuole del nostro territorio. Grazie. Allora, sì, purtroppo noi abbiamo, anche tramite l'assessora, abbiamo proposto, sapevamo che in alcune scuole di alcuni quartieri ci poteva essere questo rischio, già lo sapevamo, avevamo proposto di aprire le sezioni con un numero inferiore di studenti, però questo non è stato possibile per una questione di legge, quindi il Dipartimento Comunale su questo fronte ci dice che dobbiamo trovare un'altra soluzione se vogliamo poi tenere aperte le strutture o quello che sarà. Io vi propongo di, fermo restando che per legge oltre i 13 alunni, cioè sotto i 13 alunni non si può andare, vi propongo nelle prossime sedute, nei prossimi mesi, di studiare cosa si può fare con innanzitutto di vedere un po' nel territorio quali scuole vicine chiudono, quali scuole invece rimangono aperte, che sono lontane, insomma, di fare un po' la mappatura. E poi soprattutto, di solito quando le strutture rimangono senza alunni, si procede a riassegnarla per progetti di tipo sociale. Secondo me, se siete tutti d'accordo, siamo tutti d'accordo, si può anche valutare di farci qualcosa sempre di scolastico e di formativo all'interno di ciò che rimane. Nel passato molte strutture sono state riassegnate al sociale, si potrebbe pensare invece di ragionare in questo modo. Manuel? Eccomi. Allora, io volevo chiedere, a proposito di questo qui, appunto, se proviamo avere un report, a questo punto, visto che il consigliere Leori è stato così gentile da leggercelo, se possiamo convocare una commissione prossimamente con l'assessore, con la PO, e farci dare un quadro specifico, magari anche un file con la reportistica di questa situazione, non solo di chiusura ma anche di stato di iscrizione all'interno delle varie scuole, per capire i singoli quadranti che tipo di servizio ricevono, che tipo di adesione c'è e via dicendo. Grazie.
Sì, va bene. Allora, quindi, scusate, tolgo la mano. Se siamo tutti d'accordo, facciamo così, ci occuperemo della tematica e possiamo chiudere alle, se non ci sono altri interventi. Gino? Sì, grazie Presidente. No, io solo per capire e per sintetizzare tutto quello che abbiamo detto, volevo capire come intendevi procedere per il discorso del punto all'ordine del giorno precedente, cioè nel senso, viene accolta la mia proposta di scrivere una lettera alle scuole e tanto vedere l'interesse e la partecipazione di quali licei vogliono partecipare a questo progetto e poi eventualmente in base alle risposte delle scuole che sono interessate al progetto e convocarle una alla volta ovviamente o due volte ovviamente a fasi orari diciamo diversi per sentire loro, perché io credo che la cosa più importante sia ascoltare loro come vogliono articolare il progetto e in base anche alle loro proposte poi noi fare una sintesi e vedere cosa vogliamo noi fare nel progetto. Però credo che la cosa più importante è la fase d'ascolto da parte nostra di come le scuole vogliono diciamo articolare, sentire le loro proposte per come sviluppare al meglio il progetto e in base a quello che loro ci dicono poi in base alle considerazioni che abbiamo fatto nelle varie commissioni noi fare una sintesi e vedere poi di passare dalla parte diciamo teorica alla parte operativa del progetto. Grazie. Allora, come ci eravamo già, sì, faremo una lettera, però riusciamo a fare la lettera proprio perché abbiamo ragionato sui vari punti, perché sennò c'erano troppi punti interrogativi e vedete che le possibilità che avevamo aperte erano tante. Adesso che noi abbiamo chiaro, io spero di non sbagliarmi, spero che non ci stiamo sbagliando, ma credo che abbiamo tutti i riferimenti per, cioè abbiamo capito di cosa stiamo parlando adesso. Comunque non è un progetto vago come era prima di questa riunione. Sentiremo loro cosa hanno da dire. È certo che per facilitare il lavoro alle scuole che hanno già tanti pensieri per la testa, è utile dargli qualcosa di pronto. Poi siamo sempre aperti ad accogliere cosa su cui noi non abbiamo minimamente riflettuto perché non ci è proprio venuto in mente e invece per le scuole può rappresentare un problema serio, quindi sentiamo anche, aspettiamo una risposta. Va bene, allora possiamo chiudere alle 11:15. Va bene. Arrivederci a tutti.